little to offer, except perhaps these. May they bring fortune to your journey in some small way. Nuovo video, gente, mi hanno offerto il mestolo della cuoca. Vabbè, vediamo cosa serve. Chi sceglie quest'arma deve trovarsi in circostanze difficili e possedere uno strano senso di umorismo. Se tiene la vita, lascia questo attrezzo in cucina. Penso che non lo userò mai, questo attrezzo. Allora, prima di proseguire nell'esplorazione di altri posti, mi prendo le mie 5000 e passa anime e me la do a gambe levate prima che il tizio lì che fuma incazzato nero m'attacca e vado. Ok, sono ritornato qua, che è dove ho affrontato il primo persecutore, che tra l'altro offre veramente un paesaggio veramente magnifico, giusto per farmi un giro per cercare di capire se ho visto tutto oppure no. Qua prima di tutto c'è un posto dove si può scendere e magari può offrire qualche cassa nascosta. Quell'albero devo ancora capire cosa serve. Questo è il nido che, se ispeziono, dovrebbe arrivare il falco. Adesso provo a vedere l'albero se succede qualcosa. Purtroppo non è successo nulla. Non saprei. Allora, provo a buttarmi giù di qua, vediamo se succede qualcosa, se no vado a ispezionare un'altra location. Oh, qua penso che ci sia qualcosa di interessante. Proviamo a vedere. Ok, allora, cotta di Dranglelic. Non è male, questa non è male, me la vado a equipaggiare subito. Inizia a diventare figo il mio personaggio. Guanti di Dranglelic, mi abbassano un pochino il parametro di difesa fisica, però mi aumentano altri tipi di difesa, quindi me li equipaggio. Vediamo se c'è anche qua gambali. Ok, altra cosa che volevo esplorare qua, che mi sono lasciato indietro, è vedere se un rapper inutile, grazie mille per avermi fatto perdere 2 secondi della mia vita, è questo. Ah no, questa non si apre da questo lato, quindi è una cosa inutile. Incredibile, attenzione. Allora, è successa una cosa incredibile. Ho letto questo messaggio, prova attacco. Ho tirato un pugno alla porta e questi si sono avventati su di me. E niente, mi hanno aperto la porta, quindi vediamo cosa c'è qua dentro. Ok, allora, questa porta si apre, cioè colpendo, facendo così, i nemici ti aprono la porta praticamente. Perfetto, bisogna ancora risolvere il mistero di questo, serve pietra di Parros, cose del genere.
Ok, andiamo a esplorare altri posti lasciati in sospeso. Allora, sono arrivato al falò delle rovine di Heidi, penso si pronuncia così. Ora c'è un'area che non avevo ancora esplorato, andrò adesso a esplorarla. Ovviamente c'è tutta questa parte dove mi vado a scontrare con i tizi, questa la salto. Solo che qua c'è un piccolo problema che non è poi così piccolo, ovvero questi tizi, questi cavalieri, che rompono le palle e sono... Questi qua bianchi rompono le palle e sono estremamente forti. Allora, provo a utilizzare questo falò. Qua il percorso è diverso e i tizi vestiti in bianco dovrebbero essere... Sicuramente non in due attaccarmi contemporaneamente, quindi magari ho qualche chance in più. Faccio un tentativo. Magari prendo questa. Non posso segnarmele tutte e due in mano perché sennò va a pesare troppo. Ok, proviamo con lui. Colpisco le spalle da infame. Ok. Uno l'ho tirato giù. Non pensavo arrivasse fino qua. Ora sono molto più fattibili. La prima volta che ho fatto quest'area stavo impazzendo. Ok, io vorrei andare qua. Però... Aia. Chiaramente qua devo gestirmeli bene dalle lunghe distanze. Anche perché sono in due e sono cattivi. Ora purtroppo c'è un problema, questa ascia è fighissima ma si deteriora a una velocità della luce e quindi... Questi sono molto, ma molto veloci. Devo tenerli sempre a distanza. Stavo rischiando di cadere giù.
Ancora? Ma vuoi? Ok, purtroppo adesso questa la devo lasciare giù. E... posso provare con questa, anche se non è proprio la stessa cosa. Io vorrei semplicemente andare a vedere cosa c'è di qua. Sì, scappa come un infame. Allora? No, qua ho peccato di potere, di sentirmi troppo figo. Ok, ecco qua però arrivano insieme e questo è un problema. Però questi con la lancia... torna indietro. Ok, viene solo lui, forse riesco... forse riesco a gestirmelo da solo. Aia. Aia, ah, questo qua è stato un colpo infame però. Ok. Spada del cavaliere di Heidi. Non mi sembra nulla di che. Ok, resta lui. Aia, questa è una mossa nuova, non me l'avevo mai fatto.
Ora mi ammazza. Ok, allora. Non penso di... Punto debole ombra. Allora, qua io non so quanto potrò salire ancora per molto. Anche perché... Non sono messo bene. Adesso se mi trovo... questi qua si alzano però. Non gli faccio niente a questo. Niente, qua mi conviene darmela a gambe levate. Non penso che questa sia una buona strada da... da affrontare, anche perché... Io vorrei solamente dare una sbirciatina e vedere cosa c'è là sopra. Poi là c'è una roba rossa che si muove. Secondo me qua non è la strada giusta da fare. Sono troppo forti. Io fuggo e torno indietro. Niente gente, che questo video finisce qua sempre con un po' di amarezza perché non sono riuscito a venire a capo di molto. Quello che sto facendo è andare per tentativi e per esclusione, cercando di capire qual è il percorso. Quale percorso del mondo di gioco è migliore e dov'è più facilmente affrontabile per le mie attuali condizioni come caratteristiche di personaggio e abilità sviluppate. Chiaramente, come ho già detto, andare avanti in un percorso che diventa troppo difficile si inizia ad arrivare in un punto dove si va in continuazione a rincorrere la propria morte per andare a riprendere le anime. Ma non si va mai a capo di niente. Questo è il mio personale modo di giocare ai Souls in generale. Nel prossimo video tornerò alla torre, alla Bastiglia alla Bastiglia perduta. E lì ci sono qualche percorso che secondo me posso andare a verificare, come provare a fare uno scontro col boss o ritornare in cima alla torre dove ero andato qualche video fa. Niente, ci vediamo al prossimo video, come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao!